Carissimi, ma soprattutto carissime, bentornati qui su 80 Passione. Si è conclusa alle 6:45 di mattina, orario inglese, la prima stagione della serie televisiva di grandissimo successo su Netflix, Un visto per Nole. Non lo so, se eventualmente non vi piace questo titolo, trovatene un altro e fatemelo sapere nei commenti. Scherzi a parte, questa epopea, questa tragedia greca si è conclusa con la Corte federale che praticamente ha respinto il ricorso dei legali di Djokovic e che quindi ha confermato la decisione del ministro dell'immigrazione Alex Hawke. Quindi in questo caso occhio di falco non è andato a favore di Nole, è purtroppo il numero uno del mondo. Mentre vi parlo, perché adesso sono le 11:45, è da 15 minuti salito su un aereo che lo riporterà a casa. Prima tappa Dubai, dopodiché rientrerà da Dubai in Europa. Non so se direttamente in Serbia o farà scalo da qualche altra parte. E che cosa possiamo dire? Chi è senza peccato scagli la prima pietra, perché in questa vicenda, secondo me, nessuno è esente da colpe. Anche la stessa motivazione, il fatto stesso che i suoi legali praticamente abbiano deciso di desistere e di non impugnare nuovamente la decisione da parte della Corte federale, proprio perché non c'erano i tempi tecnici per permettere a Nole di poter partecipare all'Australian Open e quindi di fare il suo esordio nel torneo domani, significa che tutto alla fine era motivato dal fatto che il direttore dell'Australian Open, Craig Tiley, volesse Novak Djokovic in Australia, gli sponsor lo volessero e lo stesso Nole, alla fine, se comunque sia, è andato lì in Australia, io credo che gli fossero state date inizialmente delle garanzie per poter giocare. È stato un pochettino pollo lui a pubblicare su Instagram con quella storia: sto arrivando, ho ricevuto un'esenzione medica. Da quel punto si è aperto il cosiddetto vaso di Pandora e sono uscite, secondo me, troppe informazioni che alla fine hanno inevitabilmente portato in questa direzione. Quindi la Corte federale, in maniera unanime, i tre giudici hanno deciso e hanno sottolineato come fosse loro compito semplicemente valutare se la decisione del ministro dell'immigrazione fosse una decisione, diciamo, irrazionale o illegale o non giustificata. Quindi niente di tutto questo, non entro nei particolari, è durata tantissimo. Io ho iniziato a seguire alle 10:30 di sera per le prime 3 ore su YouTube, era disponibile lo streaming in diretta durante l'udienza. Parlavano, gli avvocati sono sempre bravissimi a parlare, soprattutto l'avvocato principale che difendeva Djokovic, il signor Wood. Poi dopo è stata la volta di Lloyd e giustamente i tre giudici, che già hanno fatto degli straordinari, si sono presentati di domenica, hanno detto: va bene, interrompiamo per un'ora per pausa pranzo. Dopodiché, quando qui in Inghilterra erano 1:30 di mattina, ho deciso di andare a nanna, poi ho messo la sveglia e ho appreso della notizia. Nole successivamente, insomma, l'unica dichiarazione che ha fornito, credo via social, è stata quella, appunto: sono molto deluso della sentenza, però farò di tutto per venire incontro e quindi per organizzare la mia ripartenza. Adesso devo sicuramente riposarmi, è stata una situazione molto particolare, molto stressante per me e niente, anche lui ha fatto sapere che fornirà la prossima dichiarazione non prima della fine del torneo dell'Australian Open, perché lui stesso ha sottolineato che è rimasto dispiaciuto del fatto che in queste settimane si sia parlato più della sua situazione, non si sia stato dato risalto invece all'Australian Open, e quindi augura a tutti i giocatori un in bocca al lupo, lo stesso torneo che lui ama così tanto, e ha voluto anche ringraziare la sua famiglia, i suoi amici, i fan, tutti coloro che gli sono stati vicini. Niente, come si suol dire, nella vita sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Io mi auguro che Nole possa anche imparare da questa situazione e eventualmente ci mancherebbe altro. Nella vita
È importantissimo che ognuno abbia le proprie idee, le proprie convinzioni e cerchi di, in maniera educata e civile, di portarle avanti. Io fossi stato in lui, per evitare tutto sto casino, sapendo a priori di queste regole super rigide e ferree, avrei detto: io ho, come dire, delle idee diverse dalle vostre, le rispetto, però per, come dire, tutelarmi rimango a casa. E secondo me avrebbe dato anche un bellissimo messaggio, o allo stesso tempo, anche una volta arrivato in Australia, se ti rendi conto che non sei il benvenuto e ti stanno praticamente facendo una guerra mediatica, che poi dopo alla fine è diventata anche una situazione politica. Dico solo questo, anche perché comunque Nole è un giocatore sanissimo da un punto di vista atletico, secondo me ha ottime possibilità di vincere a Roland Garros, a Wimbledon, a US Open. Poi vediamo se in questi tornei eventualmente le regole cambieranno e anche in Inghilterra, in Francia e a New York decideranno di introdurre le regole super ferree dell'Australian Open, però non lo so, chi vivrà vedrà. Quello che sappiamo è che è subentrato al suo posto il lucky loser, come si suol dire, il perdente fortunato, Salvatore Caruso, che quindi domani inizierà la sua avventura. Inizialmente era stato fissato sulla Rod Laver Arena, però è stato spostato e quindi è stata l'ultima partita della giornata sulla Rod Laver Arena sarà quella di Zverev. Lo stesso Rafa inizierà il suo cammino in questo Australian Open, giocherà quando qui in Inghilterra saranno le 3 di mattina, quasi sicuramente metterò la sveglia per guardarlo in diretta. E poi dopo si è registrata a livello di statistiche nell'Open Era, è la quarta volta che un torneo del Grande Slam si disputerà senza il numero uno del mondo. Era successo, credo, nel 1999, sempre all'Australian Open con Marcelo Rios, dopo nel 99 allo US Open, dove fu assente invece Pete Sampras, e nel 2009 era successo a Wimbledon, dove il campione uscente, il numero uno in quel caso Rafael Nadal, non potette partecipare. Hanno un'occasione più unica che rara Zverev e Medvedev, che adesso non solo sono i primi favoriti per la vittoria finale, ma qualora dovessero vincere l'Australian Open salirebbero praticamente al primo posto della classifica mondiale. Quindi con questo è tutto, pubblicherò questo video nel primo pomeriggio. A questo punto Nole è su un aereo, la Corte Federale domani o credo più tardi ha detto che pubblicherà per filo e per segno quelle che sono state le motivazioni che hanno portato alla loro decisione all'unanimità, scusate un gioco di parole. E niente, con questo è tutto, fatemi sapere la vostra nei commenti, però quello che è più importante è che alla fine, tra pochissime ore, si ritornerà a parlare di tennis giocato e quindi io non vedo l'ora. Vi auguro una splendida domenica, ovunque voi siate. Con questo è tutto, ci risentiamo presto.